Martin Heidegger, il filosofo di cui parliamo oggi, nasce nel 1889, un anno particolarmente significativo per la filosofia e temo anche per la storia. Sicuramente per la filosofia è significativo non solo per la nascita di Heidegger, ma anche per quella di Ludwig Wittgenstein. E se non sbaglio, anche se potrebbe esserci qualche piccola differenza, anche Hitler nasce in Austria nel 1889. Ma adesso noi ci fermiamo su Heidegger e nella sua filosofia rispecchierà non soltanto la propria formazione, ma anche un clima spirituale dell'inizio del Novecento che è bene ripensare un momento per collocarlo storicamente, per collocare la sua filosofia storicamente. Sono gli anni prima della Prima Guerra Mondiale. Dice, vabbè, ma perché definirli solo come anni di anteguerra? Per tante ragioni, nel senso che è un periodo in cui c'è ancora un grande ottimismo tecnologico, scientifico, c'è un grande senso del progresso, l'ideologia del progresso, che però va a cozzare contro lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e contro tutte le distruzioni che questa guerra produce. Questa guerra è anche figlia di quella ideologia del progresso, non perché questa ideologia preveda che si deve fare la guerra, ma perché è una guerra, è la prima volta che diventa una grande guerra di materiali, cioè l'industria che si è formata nel primo Novecento lavora, diciamo, inizialmente proprio per le produzioni di guerra, aeroplani, cannoni, Krupp, e così le grandi industrie meccaniche come la Ford e la Fiat vengono fondate all'inizio del Novecento. All'inizio del Novecento si pubblica anche nel 1907 il libro di questo ingegnere, credo, americano che si chiama Friedrich Taylor, da cui viene poi la nozione di taylorismo. Cos'è il taylorismo? È l'organizzazione scientifica del lavoro, più o meno la catena di montaggio. Questi anni sono anni, prima della Prima Guerra Mondiale, di grande sviluppo tecnologico, ma anche di un'iniziale crisi spirituale, perché sono anni, per esempio, in cui le arti, le avanguardie artistiche manifestano una certa insofferenza per l'eredità dei canoni figurativi che hanno ricevuto dall'Ottocento e da prima, insomma. Che cosa significa tutto questo per la formazione di Heidegger? Più o meno significa che anche lui riflette in molti suoi aspetti quello che potremmo chiamare lo spirito dell'avanguardia. L'avanguardia artistica prima novecentesca è segnata sia dalla ribellione alla tecnologia che si stava imponendo già prima della Prima Guerra Mondiale e dopo naturalmente dalla ribellione, dalla presa d'atto della grande crisi spirituale dell'Europa dopo il 1910.